C'era un tempo in cui l'universo, le piante, gli animali, gli uomini e gli dèi erano la stessa cosa. C'era un tempo in cui gli uomini conoscevano l'energia vitale e creativa che era in tutte le cose dell'universo e la consideravano la loro grande madre. La chiamavano Astarte, Ishtar, Kali, Demetra, Iside, Ostara, Freya, Cicomecuatl, la più antica e la più ampiamente rispettata divinità nella storia umana, i cui santuari risalgono al periodo neolitico. Rappresentava la natura, la fertilità femminile, lo spirito intuitivo, il razionale, il cervello di destra. Era la signora della creazione e della distruzione. Era la luce del mondo. Era vergine, sposa, madre, prostituta e strega. Poi, un giorno di 4.000 anni fa, un gruppo di patriarchi di una tribù di ebrei nomadi, stanchi della sua giocosità, del suo carattere mutevole e imprevedibile, guidarono una rivolta contro di lei in favore di un dio maschile, freddo e razionale. Un dio aggressivo, finalmente utile alle guerre, alle conquiste, alle lotte per il potere. Questo dio asiatico, questo Geova e il suo culto, fecero la storia del nostro mondo occidentale. Egli scalzò la grande madre, demonizzando l'essenza stessa della sua femminilità, e riconobbe nella parte femminile e istintuale del maschio la base di tutte le abiezioni. Quel giorno, il dio orgiastico e ragionevole, che fino a quel momento aveva rappresentato l'aspetto maschile della natura, divenne il grande nemico, smise di chiamarsi Pan e nacque il diavolo. Poi, un bel giorno di 500 anni fa, un uomo venuto dall'Occidente alla conquista di nuove terre sbarcò in Messico ed essi lo accolsero come se fosse un antenato, uno spirito. Egli portò con sé un dio assolutamente buono, assolutamente perfetto e superiore. In nome di quel dio, quest'uomo giudicò gli spiriti, le energie e gli dei precolombiani e vi riconobbe la malvagità. Per civilizzare uomini che si cibavano dei propri nemici come forma di rispetto per la loro energia, egli prese a bruciarli sulle pire perché capissero cos'era la bontà. E così anche in Messico comparve lui, il diavolo. Non sono ancora passati 100 anni da quando gli ultimi roghi hanno smesso di bruciare. Hanno distrutto centri rituali, bruciato immagini sacre, mandato al rogo gli sciamani, ma miracolosamente la loro millenaria conoscenza è in qualche modo sopravvissuta. Certo, demonizzando il magico, l'irrazionale, non per questo la struttura dell'universo o dell'essere umano cambia, né cambia la curiosità. A volte essa assume forme di folklore, di superstizione, ma resta come esigenza, come bisogno profondo. In questo Messico multietnico, orgoglioso e contraddittorio, la parola magia può significare davvero di tutto. Ed eccone un esempio significativo. Con el amor que te vengo, me
Se vi appassiona l'occultismo, se siete interessati alla magia bianca, rossa o nera, se volete un filtro d'amore, se avete un debole per gatti neri, rospi o pipistrelli, se vi serve un ciondolo portafortuna con zampe di coyote o unghie d'aquila, senz'altro il mercato di Sonora a Città del Messico è quello che fa per voi. È difficile immaginare qualcosa che non possiate trovare in questo posto bizzarro. Qui dolci e rassicuranti madri di famiglia trovano gli ingredienti per far essere fedele il marito, per far ammalare la vicina, per trovare uno sposo alla figlia. Para la buena suerte, esto también es para la suerte de las casas, esto es para limpia de personas. Qui ci sono animali vivi da sacrificare nei rituali, ossa dei morti per preparare misture, bamboline per scagliare fatture di morte. Qui potete trovare il toloace, pozione a base di datura stramonio, l'erba del diavolo, con cui generazioni di caste fanciulle messicane hanno rimbambito rubidi uomini dei boschi fino a farsi sposare. Para il dinero y para todo, para problemas, para paz en la casa y para el negocio. Se pone así. En la persona, o en el negocio, o en su casa. ¿Y ya? Ya, da la suerte. ¿Pero sirve o no sirve? Sí, sirve. No, ¿qué pasa? No. E ancora libri con incantesimi, fiori per liberarsi dalle fatture, maschere di diavoli, idoletti di tutti i generi, crocefissi di tutte le dimensioni, a prezzi stracciati. Guardate lo scritto. Questo barato, lo scritto barato. Se chiedete, potranno consigliarvi lo spray giusto per le vostre necessità e la pietra adatta al vostro segno. E se date retta all'imbonitore, potrete acquistare la medicina che cura ben 27 mali e un paio di complessi di inferiorità. 5 minuti nada más. Si no te quita, me dice lo que quiera, amigos. Váyanse a jugar por allá. Córranle, a gritar por allá. Mire, fíjese bien. Esto que yo le enseño es importante y si la gente tiene un poco de preparación, yo le voy a enseñar, bendito sea el Señor. Y te voy a regalar un poco de la hierba. Nomás quiero que aprendas a usarla. No me la vayas a servir al trancazo, ¿eh? No vayas a querer agarrar un montón de hierba y las vayas a servir al fregarazo, al trancazo, por tiros, ya que Dios se han usado dando magnífico resultado. Rompe el paquetito, échalo adentro, ciérralo bien y déjalo remojado de hoy para mañana. ¿Me entendiste? Ya que esté de color verde negro, verde mar, está listo para curarse. Esto te sirve para curar 27, ¿oíste bien? 27 enfermedades. Se poi il problema è troppo grosso e da soli non ce la fate, c'è sempre un nugolo di maghi e maghetti per tutti i gusti e per tutte le tasche. Un esempio di quello che i nostri sciamani mexicani, sì? De ciertos rituales que nosotros tenemos en nuestro México. Pero para que yo te explique todo esto, el significado, tienes que venir, como te digo, para que yo tenga mis cosas y tu trabajo y así nos ponemos de acuerdo. Ma lasciamo da parte le superstizioni e gli spray e torniamo a qualcosa di più serio. A Città del Messico, al numero 25, nella casetta numero 7, vive Don Onorio, 104 anni, stregone, membro della massoneria, cavaliere dell'Ordine dei Rosacroce, studioso d'esoterismo, decorato con la Legion d'Onore per meriti civili, uomo di una cultura e di un'agilità mentale sconcertante, filosofo, autodidatta. La prima cosa che ci ha chiesto è stata se avevamo fatto attenzione ai numeri. Avevamo fatto attenzione. 7 e 7. Pitagora l'aveva detto. Don Onorio conosce Pitagora.
e vive in due stanzette buie illuminate solo dalla sua sapienza. Ha praticamente curato tutta la troupe. Cinque razionalisti increduli sono usciti da casa sua un po' meno increduli, un po' meno acciaccati, un po' meno razionalisti. A ver. Entonces podemos enlazarla con las creencias de las distintas religiones, de que dicen que todo emana de Dios y que Dios está en todas partes. Es la manifestación de la energía. ¿Qué cosas son las energías? Las energías son una... Pues toda energía es invisible, pero es omnipotente. Y de energías está lleno el universo entero, porque las energías se manifiestan en el orden material como fuerza, como movimiento, pero en el mundo este de las energías se presenta como una potencia que se pone en vibración, y la materia pues también es energía. Por eso Einstein decía que todos los cuerpos irradian ondas estáticas de su propia índole, y decía que la materia es energía condensada. Prima della divisione delle scienze in compartimenti stagni, l'uomo di conoscenza, il saggio, non rappresentava lo specialista iperraffinato di un singolo particolare dell'universo, bensì colui il quale riusciva in qualche modo a coniugare conoscenza razionale e conoscenza intuitiva, religione ed esperienzialità. Cercando di armonizzare tutti gli aspetti della conoscenza, gli antichi saggi crearono dei parallelismi e delle metafore che la nostra scienza moderna sta a poco confermando. Paradossi, onde di probabilità, orizzonte degli eventi, antimateria, non sono espressioni tratte da un romanzo di fantascienza, ma i termini base con i quali la fisica moderna tenta di esprimersi e che rivelano un problema di fondo. La conoscenza razionale è infatti, come dice Frithjof Capra, un sistema di concetti astratti e di simboli caratterizzato da una struttura lineare e sequenziale tipico del nostro modo di pensare e parlare, che non trova alcun riscontro nella struttura dell'universo né del mondo nucleare. Il mondo naturale è infatti un mondo complesso e multidimensionale, senza linee rette e forme regolari, nel quale le cose non avvengono in successione, ma tutte contemporaneamente. Teorie universalmente accettate nel campo della fisica ci presentano l'universo che ci sta intorno e del quale facciamo parte come un tutto quadridimensionale, e tuttavia, malgrado questo, con quelli che consideriamo i nostri sensi reali non possiamo fare alcuna esperienza diretta del mondo quadridimensionale dello spazio-tempo, quasi avessimo perso la capacità di percepirlo, quasi avessimo chiuso quello che in India chiamano il terzo occhio. Menterei de que en la primitiva humanidad la primer arte o ciencia que ellos conocieron fue la curación, y eso lo hacían poniendo las manos encima del dolor para quitarlo, o poniendo las manos para detener la sangre que salía de las heridas. Pero no solamente era una energía que ponían en práctica con la cuestión de las manos, sino también era la fuerza mental, el pensamiento. Esas energías están acumuladas aquí en el plexo solar. Así es que la energía es un elemento curativo. È stato lui a parlarci degli Olmechi, a raccontarci come la diffusione di buona parte dei rituali magici nel Centro America segue il percorso della loro discesa dal nord verso il sud, a spiegarci fino a che profondità di conoscenza si era spinto questo popolo antichissimo. En los Olmecas la noche, la oscuridad de la noche, era la que en sí tenía el germen de la verdad, porque estaba oculta la verdad, porque no, por la oscuridad no se venían las cosas. Pero cuando venía la luz, era la verdad que aclarecía y se veía la forma y el objeto a donde pegaba la luz. Entonces,
esa oscuridad tenía en sí el germen de la verdad. Ahora la verdad solamente se lograba con investigación. Y de esa noche es de donde le dieron, adoraron el jaguar como símbolo de la noche. Y eso, del jaguar lo escogieron por sus manchas que tiene, y que así en el cielo también se veía por las estrellas. Ese es el dios principal de los olmecas. Van con el doctor y le dicen, pues siento este malestar, que las piernas, que las siento pesadas, que me siento cansado, que de los brazos, que a veces se me caen las cosas como si no tuviera fuerzas, que siento aquí una pesadez, que a veces me agacha la cabeza. Empiezan a decirle de eso. El doctor empieza a examinarlo. Ah, de las piernas es por la circulación de la sangre. De los brazos es que también son otras extremidades que la circulación de la sangre no llega. Que de la cuestión de la pesadez del cerebro es que su corazón no está trabajando bien y son el que hay la presión alta, la presión baja, y le atribuye a esas cosas. Y ninguna de esas cosas es verdad. Esas son las energías que sirven para venir a perjudicar a media humanidad y causarle daños. Todos los trabajos que se llaman de brujería son energías que vienen a causar malestares en el cuerpo. No dolencias, malestares. Y de eso viene un desequilibrio también mental. La mente se atrofia. Entonces, el individuo en cualquier problema, por simple y sencillo que vea, en lugar de encontrar la solución, se enreda más, pero no hay un desequilibrio biológico. Entonces los doctores se estrellan ante estos males y no curan a ninguno de estos, porque ellos están viendo los desequilibrios biológicos, pero no han visto ni han aceptado la cuestión de las energías. Eppure qualcosa nella nostra cultura occidentale sta velocemente cambiando, come questo incontro di medicina indigena di tutte le Americhe, organizzata dall'Istituto Nazionale Indigenista, appoggiata dal governo messicano e sponsorizzata dagli americani. Questa manifestazione rientra in una nuova politica di rivalutazione della sapienza popolare, che ha permesso a uomini della medicina di paesi e culture diversissime di incontrarsi per scambiarsi le proprie esperienze su un'arte della terapia che affonda le sue radici nella notte dei tempi. L'agopuntura viene sempre più spesso usata per gli interventi al posto degli analgesici. L'omeopatia, medicina dagli echi alchemici, diventa prescrivibile dalla mutua, e ancora bioenergetica, musicoterapia, cromoterapia, eccetera. Culture che immaginavamo governate dalla superstizione si rivelano invece profondamente attente alle vicissitudini umane e cosmiche. La tappa successiva era Chichicastepec, un villaggio sperduto nella Sierra Mije. Quattro capanne in mezzo alle montagne, in un postaccio dove piove sempre. 12 ore di jeep per arrivarci da Oaxaca, più altre 5 a piedi sotto la pioggia, con tutta l'attrezzatura a spalla. C'eravamo stati 3 anni prima e ce n'erano capitate talmente tante che avremmo fatto di tutto per evitare quel posto, ma non potevamo. Perché? Perché qui, grazie all'aiuto dell'INI, è nata la prima clinica di medicina tradizionale di tutto il Centro America. L'istituto indigenista ci ha messo i soldi e i vaccini, la gente il lavoro e i curanderos la magia. Otto guaritrici e un guaritore, una miscela esplosiva.
Sapevano del nostro arrivo, si erano detti d'accordo, ma quando siamo arrivati non volevano più, o meglio, non potevano più. Il governo del paesino era infatti passato dalle mani dei cattolici a quelle dei protestanti e questi avevano iniziato una guerra alla superstizione e alla medicina tradizionale, cacciando i curanderos dalla clinica e lasciandola nelle mani di tre improvvisate infermiere. Le immagini che state vedendo sono infatti tratte da un documentario realizzato un paio d'anni prima da Lini. Di tutti i rituali tradizionali, l'unico sopravvissuto all'epurazione è stato il temascal, una specie di sauna tonificante di evidente impronta profana e qualche tisana a base di erbe. Abbastanza sconcertati, dopo mezza giornata passata a mostrare carte e presentazioni per avere il permesso dal Consiglio degli Anziani di effettuare le riprese, abbiamo preso la telecamera e abbiamo fatto i nostri giri. Il guaritore ha parlato con noi, le guaritrici non si sono fatte trovare. Usted es cattolico? Más o menos. Es cattolico usted o qué? Es que no sabe pues la religión pues no presa de católico de no es como medio habla usted que ya le dije que desde que habla usted por nosotros católico sí tengo una usted es curandero verdad. Hasta negros, mi papá diga, sí, mi papá enseñó. Antes, cuando estaba chica todavía, pues, nomás limpia con alcohol, con algodón, nomás poquito tome de mezcal, cuando empezaron a chupar. Y después, cuando ya terminó, también los... con un mezcal, con eso está clavo en la boca, le tiro. Porque no quiero gente. ¿No quiere gente? No quiero porque... ¿Un río también? Porque agarra, porque como les al, enfermedad, así dice. ¿Cómo lo saca, pues? Tiene brujería, es brujería también. ¿Cómo lo saca también? Vas, alguien, a veces uno saca piedra, a veces saca un... vivir, ¿no? Un pedazo, lo que sabe mucho, ¿no? Esa brujería, ¿no? Me enseñan para que queremos, ¿no? Mejor puro medicina, ¿no? Es lo que dicen otros, ¿no? Esos mayores topiles a meter en la cárcel, ese brujo, a multar. ¿No? Ese brujo. ¿Por pues? ¿Qué? Por eso estamos a agarrar, a meter ahí en la cárcel, a multarnos. Mejor sale por acá, anda por ahí, pues, ¿a dónde? Se va a otro pueblo también, sale aquí, se corre pues y se va. Parece ya no... ya no puede hacer pues eso. Tre anni prima, quando lo avevamo conosciuto, ci aveva raccontato degli stregoni che volando se ne andavano a riunirsi in una grotta vicino a Oaxaca. Ci aveva spiegato del rituale col quale riusciva a recuperare l'anima di chi l'aveva persa. Ci aveva promesso che ce l'avrebbe mostrato, ma ora aveva paura anche solo a parlarne. A llamar a donde asusta gente, nada más. Sí. Porque vaya el tabaco de acá. Ay, para acá nada más. Con eso lo tapan a comer humo. ¿De tabaco? Sí, nada más. Un poquito de picante. Dos, tres. A poner lumbre, entonces sí, nada más, quite, se quite, brujo. Y nada más.
È incredibile che effetti devastanti abbiano l'intolleranza e il dogmatismo di qualsiasi colore o credo sulla cultura popolare. Prima di andarcene via con la coda tra le gambe, siamo tornati molto seccati dall'unica guaritrice che eravamo almeno riusciti a vedere. Siamo andati da lei con la macchina da presa accesa per ringraziarla della splendida ospitalità, dell'infinita gentilezza offerta a gente arrivata dall'altra parte del mondo. Magia per magia, l'avremmo raccontato noi quello che lei non voleva dire. Un errore di calcolo e un eccesso di presunzione da parte nostra che non consigliamo a nessuno. A questo punto, come 3 anni prima, quando ormai non volevamo più parlare con lei, ecco che si decide, ci invita, ci spiega. Ah, mi trabajo, ay Dios Padre mio, ahí está Dios, Dios lo está oyendo todo eso. Por ejemplo, yo ahora sí, pues eso es lo que yo estoy haciendo para ayudar a la humanidad, para ayudar a nuestro prójimo, como hizo Jesús cuando Jesús anduvo en el continente, cuando Jesús sanó los ciegos, los cojos, los paralíticos. Y Jesús mismo vino a enseñar, y Él dejó su enseñanza, que va a haber personas, que hay personas lo que va a hacer así también, tal como hizo Jesús, pero no hacer cosas brujerías para perjudicar más a la humanidad. Eso es lo que Dios no quiere eso. Eso es lo que yo estoy haciendo. La magia negra es para causar males, la magia blanca para quitarlos. La brujería negra es para causar males, la brujería blanca es para quitarlos. Todas esas cositas son duales, como en el universo entero todo es dual. Todo es luz y sombra, todo es bien y mal, todo son los extremos. Ed è proprio questo dualismo il cardine dello sciamanesimo messicano. Il Tonal e il Nahual sono gli estremi di un tutto unico, dove il primo rappresenta il mondo di tutti i giorni, con le sue certezze, le sue abitudini, le sue convenzioni, e il secondo, invece, il mondo delle energie, un mondo immenso e inconoscibile, un mondo gestibile ma non razionalizzabile. Qui, come altrove, nessuno dei due estremi esclude l'altro. Non c'è alcuna scala di valori. Semplicemente essi si compenetrano l'uno nell'altro, come lo yin e lo yang cinesi, o come il dualismo tra materia e antimateria di cui ci parlano i fisici moderni per spiegare l'universo. E los brujos quién son? Bueno, pues muchos dicen que si hay brujos, pero como por ejemplo acá aquí de este pueblito, aquí que si de veras no hay ni una bruja en lo que sabe lo que es o lo que sabe hacer cosas brujerías. Aquí no hay ni una brujería. Sí, lo que le perjudica a la humanidad. Lo que trabajamos aquí son con pura hierba, con pastera. Yo soy pastera, también atiendo partos. Y el señor Leandro, el chupador, pues así ayudamos a nuestro prójimo. Sí. Quando siamo tornati il giorno dopo alla macchina, distrutti da chilometri di salita, la jeep dopo 10 metri si è impantanata in una pozzanghera in corrispondenza di un pezzo di strada franata a strapiombo su un burrone. Dopo ore di inutili tentativi, abbiamo trovato un camion che ci ha tirato fuori, ma una ruota si era bucata e il creak non funzionava. Poi si è rotta anche la doppia trazione e i fari ogni tanto si spegnevano per un istante. Ci ha salvato un incensario, una scorta di 7 tipi d'incenso e qualche paternoster recitato sottovoce per la vergogna. Quando dopo ore a passo d'uomo per la nebbia su una strada tutta curve a strapiombo sul nulla e la macchina che sbandava, siamo giunti finalmente in una baracca sperduta dove un giovanotto vendeva benzina e 2 dolci fanciulle servivano caldo de pollo fumante, abbiamo capito che cosa intendevano gli antichi quando parlavano di fato. Sì signor, es mi son, como no, como no. Bailador, bailador, vengo sel son, sì signor, como no. Sì signor, es mi son, como no, como no. Bailador, bailador, vengo sel son.
dalle montagne fino alla costa, nella Misteca Bassa, a metà strada tra Acapulco e Puerto Escondido, così vicini eppure così lontani, da biondi surfisti americani calati a frotte per godersi le onde del Pacifico. Tra i conflitti e le difficoltà di un popolo come quello misteco, cui la conquista spagnola non ha solo regalato i latifondisti meticci, ma anche un popolo di sottoproletari, figli dei neri, a suo tempo importati come schiavi, coi quali convivere e combattersi i lavori mal pagati e gli aiuti umanitari che arrivano col contagocce. Terra fertile, rigogliosa, buona per il caffè, per il mais, per la canna da zucchero, ma anche una terra in mano a pochi, dove sopravvivere è una lotta quotidiana per il cibo. Qui, tra questo popolo con bassissima alfabetizzazione, dove solo una minoranza parla spagnolo, la figura dello sciamano si identifica con quella del leader, dell'uomo che rappresenta e difende la comunità nei rapporti con l'esterno, il mediatore e tramite anche coi problemi di tutti i giorni. È Don Maximiliano Flores, leader dei caffeticultori indigeni della costa, scomodo rappresentante di una comunità indigena che inizia ad organizzarsi, che non svende il proprio lavoro ai latifondisti, ma che cerca tra mille difficoltà di costruirsi una sua autonomia economica. Bueno, nosotros los curanderos o hierberos curamos unas enfermedades que los médicos institucionales no pueden curar, por decir así, cuando la enfermedad es por un espanto, que sea por una maldad de ojo, que sea un aire de muerto, o que sea por hechicería, eso lo curamos nosotros. Cuando uno también es chingón, uno va a curar, pero tiene uno que cerrar las puertas primero. No la puerta de la casa, no. Debe uno cerrar primero al paciente. Se va a ensomar con sahumerio, el humo. Da una vuelta alrededor de la casa y así cierra uno, pues. Entonces el brujo ya no puede hacer nada. Y ahí, encerrando la casa o al paciente en esa forma, automáticamente se empieza a hacer las curaciones y el brujo va a perder. ¿Sí? Va a perder porque ya no va a surtir efecto su trabajo. He sufrido de un dolor de pulmones y un dolor de muela. Ya después del dolor de muela me empecé a entumir, ¿no?, del cuerpo. Ay, nada más porque no me daba calentura, nada más, puro dolor de cuerpo y un dolor de estómago. Era lo que a mí me mataba, pues, dolor de cabeza. Pues sí, es que, pues, yo creo que sí me hicieron algo, pues, no sé por qué lo hicieron, pues. Por envidia, porque vivían ellos allá en el centro. Por esa misma razón se salieron, se vinieron para acá, para que ya no haya problemas. Sí, pues, nada más por pura envidia, porque casi, pues, sí. Nosotros la gente no le hacemos nada, pues. Y con la curación que se le hizo la primera vez, con la misma curación que se le hizo, pues, devolvió, vomitó y sudó mucho y sintió el cuerpo un temblor cuando salió el espíritu mal. Y ahorita le vamos a dar otra limpia para ver cómo sigue, si ya va menorando la enfermedad o sigue igual. Esto vamos a hacer un diagnóstico, al mismo tiempo se le va a hacer una limpia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo, al Espíritu Santo. Uno limpia el huevo, ajá, y quiebra el huevo en un vaso de agua, y allí va a marcar, si es enfermedad hecho por los brujos, allí va a salir, y si es una enfermedad que es aire de muerto, allí va a salir. Si es una enfermedad que es por maldad de ojo, allí va a salir. Cuando es ojo, se forma el ojo de la gente. Ojo, así como los ojos que tenemos, así se forma. Es como un diagnóstico. Al mismo tiempo se está curando. Y el huevo está absorbiendo todo lo que tiene el cuerpo. El huevo lo absorbe porque está vivo. Si salió limpio el huevito, pues esto es para médico, vete que tiene un tratamiento. Tenemos buenos contactos con los médicos. Un equilibrio che si era alterato
si ricompatta così grazie alla mediazione del guaritore, alla presenza del gruppo, alla precisa volontà del malato. La malattia non è dunque qui un fatto oggettivo, bensì un fenomeno frutto di una causa altra, di qualcosa che ha generato una disarmonia col tutto. Ed ecco il rito, la mappa per ricreare l'equilibrio. Complesso, inintelligibile e semplicissimo a ben vedere. Suggestione? Effetto placebo? Terapia del pellegrinaggio? Tutto questo insieme e qualcos'altro, qualcosa di più inspiegabile, di più irrazionale. Qualcosa di gestibile, ma di non comprensibile, almeno in termini di pensiero logico, perfettamente accettabile in termini di pensiero magico. Vamos a ver el huevito. Ahorita ya no se le ve nada, nada de que se vea un humo adentro del vaso, ya no se le ve eso. Esto que sale aquí son son señales de que ahorita ya tiene aire el cuerpo, pero ya es un aire normal. Entonces ahorita lo que quiere el cuerpo es vitaminarse. Ci ha portato a conoscere un suo collega, un signore sui 60 anni che a prima vista sembrava pesantemente ubriaco. Parlava con un tono strascicato, impastando le parole, e talvolta socchiudeva gli occhi interrompendo il dialogo, quasi in preda ad attacchi di sonno improvvisi. Ci ha sconcertato, è un pulseador, cioè un curandero il cui specifico è individuare le malattie sentendo il flusso del sangue. Ha cominciato con il polso destro, poi col sinistro, mentre su un pezzetto di carta disegnava la figurina di un uomo e cercava di spiegare in termini di eccesso di caldo o di freddo le anomalie che riscontrava. Poi è passato alle caviglie eseguendo la stessa operazione. Le conclusioni e il quadro clinico che ci ha fatto era sbalorditivo per la sua esattezza. Nel giro di mezz'ora la nostra sensazione di parlare con un ubriaco si era completamente mutata in grandissima ammirazione. Eccoli i danzantes, gli uomini della pioggia. Non c'è città o paesino del Messico centro-settentrionale dove essi nella loro continua peregrinazione non facciano tappa avvolti da un alone sacrale. Si dice che con il ritmo incalzante delle loro danze essi chiamino le nuvole e facciano cadere la pioggia. Reminiscenza un po' folcloristica di antiche danze precolombiane camaleonticamente trasformatesi in intrattenimenti per le feste dei patroni, come in questa festa in onore di un certo San Francesco d'Assisi che si dice sia nato in un luogo imprecisato dall'altra parte della montagna. Anche questa tappa del nostro viaggio si è conclusa. E se per caso vi è rimasto dentro un lieve senso di mancanza, speriamo non ce ne vogliate. Fa lo stesso effetto anche a noi. Del resto, così decontestualizzati, demonizzati ed emarginati, gli stregoni finiscono veramente per sembrare un po' dei marziani. Senza il rispetto per il loro ruolo e senza il riconoscimento per la sacralità dei loro gesti, essi restano davvero soli di fronte all'infinito. Il tema della prossima tappa sarà proprio questo, la ricerca del gesto individuale dello stregone e del saggio di fronte all'infinito, cioè
la ricerca dell'illuminazione.